Un saluto a tutti amici e bentornati sul mio canale. Io non l'avrei voluto fare questo episodio, però devo farlo per forza. Come avete intuito dal titolo, oggi si parlerà della lunghezza del campo. Io speravo che non arrivasse sto giorno, ma purtroppo è arrivato perché questo episodio è veramente imbarazzante. Andiamo a vedere. Eravamo rimasti che la St. Francis si era portata in vantaggio per 2-1 con la rete del capitano. E siamo nel secondo tempo supplementare, quindi manca pochissimo alla fine di questa infinita partita. La Newpy ci crede ancora e subito parte con un'azione che però finisce dopo poco tra le braccia di Benji. Gli incitamenti arrivano anche dalla panchina, ma... Sì, no! Ma quello non si era fatto male la caviglia, perché si sta mantenendo il ginocchio? E ora il St. Francis che parte in contropiede. Mancano pochissimi minuti allo scadere del secondo tempo supplementare. La St. Francis arriva al limite dell'area di rigore con Paul Diamond ed effettua un tiro fortissimo. Ma al portiere battuto arriva Tom Baker a salvare la palla sulla linea con un incredibile salvataggio. Vieni Olly, adesso tocca a noi. Mamma mia, adesso tocca a loro, sapete che vuol dire? Vuol dire che siamo al minuto 6 e 23 e vi faccio vedere quanto tempo ci mettono ad arrivare sotto la porta avversaria, incredibile! Niente, io vorrei pure commentare, ma non succede nulla. Corrono solo in avanti. Becker sta dribblando uno dopo l'altro tutti gli avversari che gli si parano davanti. All'infinito e... Cioè questo contropiede è durato due canzoni intere di sottofondo. Ma meno male che le canzoni sono belle, altrimenti la gente si impiccava a guardare questo episodio. Dai, forza! Dai, Olly! Perché il papà è diventato poi strabico all'improvviso? Comunque, Hutton arriva sul fondo, cross al centro per Tom Baker. Che salta di testa! Ma Baker anziché tirare la rimette al centro. Di testa! Anticipa Price! Arriva Olly di testa che colpisce al volo! La porta è vuota! E segna uno splendido gol! E c'è il pareggio 2-2 con il gol di Oliver Hutton! Bravo! Evviva! Raga, mopa dobbiamo parlare di cose serie. L'azione è cominciata a 6 minuti e 23 e sono andati sempre dritti. Sono arrivati sotto porta a 10 minuti e 40, quindi ci hanno messo 260 secondi, cioè 4 minuti e 20 più o meno. Il campo di calcio è più o meno 90 metri, un campo regolamentare, e correrlo da una parte all'altra con una corsa di un bambino ci mette... Guarda, se un bambino è mongoloide, è paraplegico, è scarso, è lento e cade pure e si rialza, ci mette 25 secondi. La velocità media di una persona che corre tipo jogging è di 12 km all'ora più o meno. La velocità di una persona che cammina 3 km all'ora. Loro volete sapere a che velocità hanno viaggiato? Cioè, ho calcolato la grandezza del campo per il tempo che ci hanno messo a percorrerlo tutto. E la loro velocità è stata di poco più di un chilometro all'ora. Cioè, più lenti di uno che striscia a terra. Cioè, ma vi rendete conto quanto è imbarazzante? Il campo non è il campo più grande, perché le immagini ve l'hanno fatto vedere, lo stadio e le persone che entrano. Il campo è regolamentare, sono loro che sono fottutamente lenti. I due capitani sanno che la partita non è ancora finita e quindi la sfida continua. Ma l'ultima azione sarà proprio della Newpy, sarà l'azione decisiva. Tommy Baker che ha il pallone vede Oliver Hutton che scatta in avanti. Bellissimo pallonetto, lancia Hutton, è l'ultima occasione per segnare. Benji esce dai pali ad andare a prendere il pallone. Entrambi i capitani saltano e queste le cose che mi piacciono, guardate che bello. Colpo di testa di Olly, ma Benji arriva con le mani e para. Entrambi cadono al suolo. La palla sta per entrare. Ci mette tanto tempo! E nessun altro fa nulla! Nessuno ci prova a prenderla! La sfera batte sul palo e... Palo! Niente da fare, la partita finisce in parità! La palla, da quando è caduta a terra fino ad arrivare sul palo, ma ci ha messo tipo 5-6 secondi! In 5-6 secondi una persona da centrocampo parte e la va a prendere! Figuratevi quelli che stavano attorno all'area di rigore... È ovvio che ce l'avrebbero fatta, ma ovviamente vanno tutti a uno all'ora, cioè la velocità di uno che rotola a terra, non lo so, boh. Finisce così 2-2, questa 26esima edizione quindi si chiude con la vittoria di entrambi. Eh? Con la vittoria di entrambi. Ma farei i rigori?
sicuri? Non va bene? Ce la fate finire 2-2? Perché? Fate i rigori! Cioè, si sono fatti un mazzo tanto per vedere chi la vince sta partita, finisce a 2-2, ma poi li tratti come i bambini deficienti, siete tutti vincitori, bravi! Poi ovviamente, come rovinare il momento più bello di questo episodio, cioè quando i due capitani si stringono la mano. Guardate, Benji quando gli stringe la mano ha il guanto, si allontana la fotocamera, non ha più il guanto. Il vero vincitore di questa partita è stata la mamma di Holly, perché vi ricordo che alla fine del primo tempo il papà di Holly aveva detto che se vincevano, se avessero vinto, sarebbero dovuti andare tutta la squadra a casa di Holly e la mamma avrebbe dovuto cucinare bistecca per tutti. Giocatori e tifosi entusiasti di questo spettacolo offerto, e finalmente si conclude questa partita. Non ce la facevi più, mamma, non finiva più. Cioè, guardate i tifosi, mentre tutti fanno così, uno fa così. Che sta indicando poi? Ve lo chiedo a voi, scrivetelo nei commenti cosa sta indicando, senza essere volgari però. Prima di lasciarvi volevo fare un ringraziamento particolare ai commenti inutili che sono presenti sotto il video originale. Il primo è: sono amici. Perché commentarlo? Il secondo invece, un genio: vai così, continua Oliver, vera Ton e Tom. E il bello è che si risponde da solo dicendo: io sono, non diciamo il nome, e mi piace giocare a pallone. Dopo i 2000 ringraziamenti e saluti, finalmente si conclude questo interminabile episodio. Io ringrazio tutti quelli che mi seguono e che continuano a guardare i miei video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mettete un like al video. Un saluto a tutti, ciao!